piano sicurezza per il Natale, disposte le fioriere come barriere per i veicoli, vigili dotati di body cam. L'amarezza di una famiglia di Mogliano per la nona volta ha subito il raid dei ladri, facciamo il possibile per difenderci ma non basta. A Resana un gruppo di migranti ospitato in una villetta privata, timori e proteste dei residenti. Popolari venete, da ieri per BPV e da oggi per Veneto Banca è iniziato il passaggio a Banca Intesa. Telespettatori di Rete Veneta, ben trovati all'appuntamento con l'informazione cronaca da Treviso e provincia. In apertura ci occupiamo della stretta in materia di sicurezza in occasione del Natale. Arrivati i body cam per i vigili urbani e in arrivo anche le fioriere anti-accesso per i mezzi in cal maggiore. I dettagli nel servizio d'apertura. Tre fioriere all'ingresso del Cal Maggiore per impedire l'accesso a tutta velocità a eventuali malintenzionati durante le affollate giornate dello shopping natalizio. Sono quelle posizionate dal comune che ha così eseguito la direttiva della prefettura in attesa di una soluzione definitiva. Le barriere antiterrorismo provvisorie, perché noi stiamo lavorando per poter realizzare e allocare delle barriere a scomparsa. Identico provvedimento con la medesima finalità si adotterà all'ingresso del mercato settimanale. Nel frattempo una fioriera chiude insieme ai New Jersey di cemento che delimitano la curva anche l'accesso a piazzale Burchiellati. Sicurezza sotto le feste anche attraverso un'altra novità: in arrivo 15 body cam, micro telecamere che la polizia locale indosserà sui giubbotti. Permetterà loro a piedi di riprendere quando soprattutto ci sono assembramenti o comunque c'è folla nelle piazze del centro ma anche dei quartieri, e di collegarsi direttamente alla centrale operativa. Sperimentazione per un paio di mesi, a cominciare dal periodo natalizio, poi con l'anno nuovo si deciderà se farla entrare in via definitiva nella dotazione dei vigili. Ed ora parliamo dell'amarezza di una famiglia di Mogliano che ha subito per la nona volta un raid dei ladri. Facciamo il possibile per difenderci, ma non basta, raccontano i padroni di casa. Questa me l'ha, mi hanno smontato la serratura, adesso appoggiata. Il cortile di porco ha fatto festa, adesso è appoggiata proprio, e anche la porta laterale. Cosa è successo ieri sera? Niente, è scattato l'allarme come sempre e ho abbandonato il mio negozio, sono venuto qua di corsa, in 5-6 minuti ero già presente il fatto e naturalmente sono scappati come che mi hanno visto. Un copione che si ripete da ben 9 volte. Ladri che saltano la recinzione, forzano gli infissi per poi fare razzia. E sempre di mira questa villetta di via Sozzi nel quartiere di Mazzocco a Mogliano. Probabilmente attratti dalla signorilità dell'edificio, per ben 2 volte sono entrati devastando le stanze, mentre per le altre 7 l'incursione è terminata con la fuga senza portar via nulla grazie al sistema d'allarme. Hanno divelto le finestre, la porta, e hanno messo fuori uso le telecamere. Quasi un record per la famiglia Moro, che pur ringraziando forza dell'ordine e controllo di vicinato si è sfogata sui social, sottolineando come alla fine allarmi inferriate servono solo a limitare la loro di libertà. Siamo ridotti inferriate, proviamo di mettere tutti i sistemi, ma si vede la voglia di questi signori di vivere a sbaffo. A Resana ora, dove un gruppo di migranti ospitato in una villetta privata ha suscitato timori e proteste dei residenti che si scagliano contro il primo cittadino. Abbiamo provato a convincere il privato a rinunciare a questa operazione. La risposta è stata: a casa mia faccio quello che voglio, di più non... 13 migranti in via Nogarola a Resana sono quelli arrivati ieri in serata nella villetta di un privato a gestirli una cooperativa. Nessun commento dalla prefettura, se non che si va avanti con l'accoglienza diffusa. Il comune, d'altro canto, aveva rinunciato allo SPRAR, l'accoglienza di secondo livello, con i relativi finanziamenti che avrebbe comportato, linea su cui il sindaco Stefano Bosa rimane fermo, ma tant'è, i migranti sono comunque arrivati e all'amministrazione non rimane che vigilare. Noi, come intervento che abbiamo fatto subito, è stato quello di andare là, vedere che il luogo è in regola, che tutto è a posto, e su questo saremo ferri, cioè andremo, vigileremo sulla sicurezza e su come vengono gestiti questi profughi.
Tra i vicini c'è preoccupazione, tanto che alcuni che in mattinata si erano dimostrati disponibili a parlare davanti alle nostre telecamere hanno poi chiesto di non comparire, esposti e fatti rimuovere striscioni contro il sindaco, come dimostra il post pubblicato su Facebook dall'ex assessore Leopoldo Bottero. Siccome non sono riusciti a fargli prendere il comune, hanno trovato una banda di negrieri di Castelfranco Veneto, che hanno trovato un manutengolo a Resana che gli affitta uno spazio che è stato negato al comune per mettere a posto degli sfrattati del comune, sempre stranieri, cosa che si poteva fare, ma evidentemente rende meno prendere una pigione che tenere lì un po' di poveracci e sfruttarli a 1000 euro al mese. La speculazione da una parte e la frattura che la presenza dei migranti produrrà dall'altra, questi i grossi timori di Bottero, ma il caso Resana è per ora solo all'inizio. Ex Popolari Venete da ieri, per Popolare di Vicenza e da oggi per Veneto Banca è cominciato il passaggio a Banca Intesa, quasi 1,5 milioni di correntisti che l'istituto piemontese si è aggiudicato per un euro. Banca Venete, siamo all'ultimo atto, ovviamente per i correntisti, perché per la magistratura, lo Stato e soprattutto gli azionisti truffati il percorso è ancora lungo e purtroppo pieno di insidie. Parliamo di 840.000 conti correnti per Vicenza e 580.000 per Veneto Banca, che nelle prossime ore diventeranno un ulteriore pacchetto clienti di Intesa San Paolo, acquistati tutti ad un euro. Un trasferimento non da poco, considerando che cambierà tutto a tutti, partendo dal codice stesso del conto corrente, che detto così sembra poco, ma in realtà sposta un vero e proprio universo contabile. Dalle paghe alle domiciliazioni di gas, luce, acqua e rifiuti, dei bancobat alle carte di credito, dagli assegni alle spese condominiali, questa rivoluzione iniziata ieri per Vicenza e oggi per Veneto Banca coinvolge tutti, cittadini, imprese e pubblica amministrazione. Coloro che sono coinvolti in questo passaggio interbancario dovranno comunicarci i nuovi IBAN, questo codicione, chiamiamolo lungo, che inizia con IT per i non addetti a lavoro e finisce di solito con i numeri di conto corrente, dovranno comunicarcelo per tempo affinché possiamo aggiornare i nostri dati in gestionale per il flusso di pagamenti che ci viene delegato. Dall'istituto rassicurano che il trasferimento sarà indolore, nel senso che la finestra di coabitazione tra il conto corrente vecchio e quello nuovo durerà per diversi mesi, proprio per evitare che bonifici o pagamenti non arrivino con relative interruzioni di servizi. I consigli comunque sono di controllare con calma tutto. Era questo l'ultimo servizio in scaletta, grazie per aver scelto l'informazione di Rete Veneta e buon proseguimento con la programmazione della nostra emittente.